Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Vengo bene anche in streaming. <ride> ok, buon pomeriggio. Uh, due parole non formali di saluto ai presenti qui in sala, ma anche ai diversi collegati in streaming. Mi hanno detto che ci sono oltre 40 architetti iscritti in streaming, oltre a quelli che sono anche già qui presenti, e anche a chi poi vorrà seguire l'incontro sia anche sul nostro canale YouTube, come già da diversi anni mettiamo le nostre cose più importanti dell'IRSE. Um, due parole soltanto perché mi piace dirvi, comunicare anche a tutti voi, che l'IRSE, che è l'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, ha visto riconfermato qualche mese fa dalla Regione per il triennio 2024-2026 il riconoscimento di... Si chiama Ente con progetti di studio e divulgazione culturale, umanistica e scientifica. Non sono molti tra le associazioni che fanno domande per il sostegno della regione e insomma, siamo orgogliosi di questo e anche speriamo, speriamo che duri. Mi piace quindi comunicarlo anche a voi con, con soddisfazione, anche a nome di tutti il Consiglio di Amministrazione. Il titolo del progetto triennale che è stato appunto approvato è Sostenibilità intersezionale: sfide europee tra formazione, innovazione, inclusione. Sostenibilità, concetto che si vuole aiutare a chiarire sempre di più che si interseca, per quello abbiamo detto intersezionale, perché si interseca necessariamente a più piani di valore, non solo in relazione ad ambiente ed ecologia, ma coesione sociale, giustizia e legalità. Mi piace citare anche quelle che erano un po' le prime frasi del, del progetto. Proprio per l'idea che, insomma, le parole non sono acqua, o almeno non dovrebbero essere acqua. In questa linea si inserisce quindi questa serie di incontri con umiltà se vogliamo dire perché siamo piccolini non siamo una grossissima associazione culturale come ne sono nate e cresciute molte a Pordenone però qui mi preme anche dire che non sono state molto attive in questo periodo nel parlare di Uh, rigenerazione, rigenerazione urbana, la butto lì come cosa perché chi mi conosce sa che non mi trattengo molto dal, dal dire le cose. Quindi questa determinazione abbiamo voluto, ma non l'abbiamo voluto solo adesso, l'abbiamo creato già un annetto fa. Questa serie di tre incontri con il titolo Rigenerazione urbana: nuovi modi di vivere, disegnare e abitare la città che tra l'altro fa seguito a tutta una serie degli ultimi anni di incontri, di noi li chiamiamo di cultura economica dell'IRSE, e uno del, due, del 2017, anche quello era nuovi modi di abitare e di vivere la città. Quindi offrire momenti di confronto e dibattito con esperti, con anche confronti di best practices europee in linea con obiettivi e priorità di Next Generation EU e Green Deal europeo, cito sempre dal nostro programma regionale. Next Generation EU e Green Deal europeo che forse ora qualcuno rischia di etichettare come ecofanatismo europeo che dovrebbe andare, che farà modo di andare contro lo sviluppo del progresso economico. Nella convinzione quindi che, e qui cito parole di Elena Biason nell'introduzione al nostro corso: la rigenerazione urbana vada ben oltre, nella convinzione che la rigenerazione urbana vada ben oltre la mera riqualificazione fisica della città e degli edifici esistenti, ma sia anche un tentativo di affrontare questioni sociali ed economiche coinvolgendo attivamente e creando il dialogo con la comunità locale nel processo progettuale e decisionale. Parole che, come ho detto, cito da introduzione della nostra curatrice eh, di questa serie e ringrazio. Elena Biazon è una, per chi non l'avesse conosciuta in altre occasioni, last but not least è anche una consigliera. Alcuni anni tra le più giovani dell'IRSE, quindi fa proprio parte della nostra assemblea. Una laurea triennale in ingegneria civile ad Udine, poi esperienze all'estero come fanno i migliori ormai nostri pordenonesi e friulani. Eh, una bella esperienza di, di diversi anni. Non so quanto pagata, forse molto poco, credo, perché anche i grandi studi di architetti, come il famoso studio dell'architetto Mario Cucinella, si è fatta lì delle belle ossa, dal, quanti anni? Dal 2017 al 2022, dopodiché è anche diventata mamma, questo lo dico tra, tra di voi qualche mese fa ha collaborato come ricercatrice, quindi appunto con lo studio Concinella, di progettazione ambientale integrata e nel 2022 è diventata anche ambasciatrice del patto per il clima presso la Commissione europea. Si chiama Climate Change and Sustainability, anche qua parole, parole, che siano in italiano, che siano in inglese. Comunque noi per quello che la conosciamo siamo sicuri e certi che è una di quelle donne, tra l'altro, toste, che eh, cercherà sempre di più di dare concretezza, concretezza alle parole. A lei lascerò anche il compito di eh, presentare un po' tutta la serie e di presentare, ma io intanto lo ringrazio, il, relato il primo relatore di oggi, Roberto Malvezzi. Um, dopo darò anche la parola a Giulia Battistuzzi, mi pare si chiama, Biasuzzi, sbaglio i nomi, che è consigliere dell'Ordine degli Architetti, che si è unito a noi nella convinzione che queste tre occasioni di approfondimento possano essere, essere utili. Prima del saluto degli architetti ci sarà anche un breve video saluto di Cristina Mirante, assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture del territorio, che avevamo invitato, abbiamo invitato sia lei che l'assessore Diomede eh, di Pordenone. L'assessore Diomede sarà presente al terzo incontro. Eh, Cristina Mirante ci ha mandato una cosa, una cosa video. La ringraziamo comunque di dell'attenzione a questa iniziativa. Potrei anche fermarmi qui come come saluto istituzionale, però soprattutto anche per chi non è qui e anche per chi seguirà l'incontro poi su, uh, sul nostro canale YouTube. Um, mi, mi sento veramente no, mi sento di non negare questo personale dispiacere, dire dispiacere è poco di quello che sta avvenendo di fronte a questa sala, di fronte a questo ambiente, che è la casa dello studente Zanussi in via Concordia 7 a Pordenone. Quindi si sta attuando ormai le jeux sont fait, come dicono quelli che parlano bene anche il francese. Eh, Nell'arco di una giornata e mezzo sono sta è stato tagliato il nostro con cui io sono cresciuta in 50 anni che opero qui in questa casa, ma loro erano cresciuti molto prima di me, un bellissimo boschetto di tigli, ma non è solo la questione dei tigli, è veramente essere andati veramente contro tutto quello di cui parleremo noi in questo periodo di rigenerazione umana, come creazione di ambiente in cui vivere bene assieme, giovani e non solo giovani, che forse quasi per una specie di, di magia, io direi però anche di di, di correlazione con quanto avveniva qui in questa Casa dello Studente, voluta da Zanussi come ambiente intergenerazionale molto aperto in cui non si paga per venire a fare delle cose, e non si chiede se c'è una tessera, se siete cattolici, se siete di destra, se siete di sinistra. Quindi, anche questo parco che avevamo di fronte, che è stato distrutto in una giornata e mezzo con un bellissimo campetto, lo chiamavano il campetto di basket, ma era anche un, negli anni è stato un campetto di pallavolo, un luogo libero, come non ce ne sono più a Pordenone. Quando io ero piccola c'erano tanti luoghi verdi in cui noi ragazzini giocavamo, ci smusoravamo, anche un po' ehm, le ragazzine a pallavolo, gli altri a calcio, non ce ne sono più. Le mamme di adesso mi dicono "i ragazzi dove li portiamo in un posto verde e libero?" Sarà fatto un bellissimo progetto perché in realtà credo che sia un bellissimo progetto architettonicamente: di una bella palestra, serviva tutto ciò. Ma credo, come dicono non solo io, ma tanti altri, che poteva essere fatto veramente altrove, con tanti posti che ci sono attorno a Pordenone di capannoni non usufruiti. Qui, qui, qui mi fermo perché appunto io spero solo come. Sperano molti, spera buona parte della cittadinanza di Pordenone, che si è mobilitata con molta correttezza, con molta competenza, con riunioni molto serie nel creare il dialogo, nel dare dei pareri. Spero che questo almeno possa servire di monito a, a non fare mai più così. <ride> Scusate questa irata, ma la parola adesso prima ad un breve video di Cristina Mirante. Donna peraltro tosta, competente, eh, che abbiamo avuto anche qui più volte, eh, che però in questo video vi giuro non ho detto proprio assolutamente niente. Ma eh, chiudo questo altro commento e poi a Giulia per un saluto, e poi a Elena e Roberto Malvezzi. Grazie a tutti voi. La rigenerazione urbana è un tema centrale nel eh, lavoro della Regione Friuli Venezia e Giulia eh, soprattutto per quanto concerne il, sia gli obiettivi di pianificazione regionale che guardano al zeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione urbana come principi cardine della eh, pianificazione della futura regione e eh, assieme al questo lavoro ci sarà anche un'innovazione della norma perché sappiamo tutti che rigenerazione urbana è un termine che contiene tante cose, eh, ma che in realtà non è disciplinato in maniera puntuale dalle norme e la Regione Friuli Venezia e Giulia vuole essere innovatrice da questo punto di vista ma il processo per arrivare alla rigenerazione urbana del nostro tessuto edilizio um, delle città, ma anche dei paesi, per uh, ridare nuova vita uh, al nostro territorio, uh, andando a cogliere quelle che sono le iniziative economiche, sociali, culturali in uh, corso, è chiaro che serve un processo complesso, soprattutto di conoscenza, di conoscenza e condivisione con il territorio di quelli che sono gli obiettivi una volta acquisiti i dati ovviamente dello sviluppo territoriale negli ultimi anni e di dove questi dati ci indicano che eh, la regione sta andando, per poi eh, cogliere appunto le opportunità che derivano ovviamente dalla conoscenza degli obiettivi eh, dei sindaci piuttosto che delle associazioni di categoria nel mondo delle professioni e dei cittadini in generale attraverso la partecipazione a questa fase. Poi il progetto è ovviamente un'indicazione politica. La regione vuole andare verso un'inversione della curva demografica che adesso scende pericolosamente verso il basso attraverso una serie sistematica di azioni che guardano i posti di lavoro, quindi i nostri poli produttivi che siano di produzione manifatturiera ma anche di produzione diciamo di natura direzionale, più legata al servizio nei confronti eh, di persone di aziende alla piattaforma logistica regionale quindi al mondo eh, delle infrastrutture in particolare legate ai porti, agli interporti ma anche alle ferrovie, alle strade e eh, anche alle connessioni diciamo virtuali che alimentano la piattaforma logistica piuttosto che a situazioni e soluzioni di welfare territoriale a favore delle eh, nuovi nuclei familiari, di quello che chiedono riguardo all'esigenza abitativa da un lato, all'esigenza relativa al patrimonio scolastico, alla presenza di esili nido e di tante altre soluzioni di welfare, eh, che devono essere ovviamente ritagliate su un territorio che eh, come quello del Friuli, Venezia e Giulia che cambia tanto ovviamente se passiamo dalla costa per passare attraverso la nostra pianura, le colline e la montagna, senza dimenticare chiaramente il grande tema dell'adattamento al cambiamento climatico che è in corso e che ovviamente è uno strumento che guarda al futuro deve contemplare anche nelle soluzioni di mitigazione e di adattamento. Io eh, molto semplicemente porto i saluti della Presidente dell'Ordine, l'architetto Marina Giorgi, che oggi era impegnata su altri fronti a livello nazionale perché è anche dentro l'ufficio di presidenza dell'Ordine nazionale degli architetti, quindi ne ha parecchi di impegni. E ringrazio l'IRSE per questo interessante ciclo di incontri che come architetti pianificatori non possiamo che non condividere e supportare e, e niente quindi vi auguro a tutti una lascio la parola ai, ai relatori e auguro a tutti una buona un buon ascolto ricordo ma lo sapranno già ai colleghi per i crediti di firmare anche in uscita e di essere insomma presenti per tutta la durata del del convegno quindi passo la parola grazie Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Eh, grazie, Laura, della presentazione. Eh, aggiungo solo. Eh, una cosa, sono originaria di Pordenone e eh, come ha detto Laura da 7-8 anni circa sono stata adottata dalla città di Bologna. Eh, ringrazio Laura, Eleonora e Giuseppe, Beppi eh, che mi danno la possibilità di mantenere una connessione viva anche professionalmente oltre che affettivamente con questo territorio che è il territorio dove sono nata e cresciuta e a cui devo anche la, la persona che sono eh, oggi. E Uh, 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 um, correggo solo una cosa: la laurea è magistrale ci tengo perché negli ultimi due anni, faticosissimi due anni, ho capito che alle, eh, a, ai calcoli strutturali importantissimi, eh, preferivo un approccio diverso eh, de, dell'ingegneria, forse più vicino al mondo dell'architettura, ed era, mi interessava molto capire come l'ambiente costruito eh, potesse servire le persone, quindi non il costruire per costruire, ma proprio il costruire per capire il rapporto eh, che i luoghi hanno eh, e l'influenza che i luoghi danno sulle persone. Abbiamo pensato questo ciclo di incontri eh, sulla rigenerazione urbana e andremo a dialogare con tre esperti eh, in questo settore che mh, da, da molti anni eh, lavorano, studiano, ricercano proprio azioni e tecniche eh, volte alla rigenerazione urbana e che alla base si pongono una domanda. Questa domanda è come po cosa posso fare per la città? Come posso rendere la città sostenibile, come posso renderla a misura d'uomo. Quindi ehm, il tema proprio dell'importanza dell eh, dell'aspetto sociale, oltre che eh, appunto de dell'ambiente costruito, quindi della parte più fisica ambientale, eh, diventa veramente preponderante, soprattutto nel, nel come abbiamo eh, sviluppato questo, questi incontri. Incontri che abbiamo sviluppato come un viaggio. Eh, toccheremo tre città. Eh, oggi conosciamo con Roberto la città connessa, eh, quindi fatta di reti eh, e di connessioni e vedremo tre diverse declinazioni della connettività. Eh, giovedì prossimo, insieme alla professoressa Giulia Fini dell'Università di Udine, conosceremo la città estesa, quindi attraverso degli eh, esempi di rigenerazione urbana in alcune città italiane e soprattutto attraverso... Ehm, il, ehm, il rapporto che i centri maggiori, i poli urbani maggiori hanno, con tutto il resto diciamo più capillare eh, del territorio eh, e dei terreni limitrofi ehm, e diventa quindi eh, un esempio di rigenerazione territoriale, quindi da qui la città estesa, e eh, andrà proprio a toccare anche il caso del, della nostra regione del Friuli Venezia Giulia, che ad alcuni centri maggiori eh, si affiancano molti centri più piccoli e essendo questi proprio dei poli attrattivi per poi tutto il prezioso e va di valore eh, territorio eh, adiacente. A chiudere ehm, questo ciclo il giovedì dopo Pasqua eh, ci sarà l'architetto Roberto Corbia di Fondazione Innovazione Urbana eh, che ci porterà un esempio di una città, ovvero della città di Bologna, la città che mi ha adottato. e e andremo a vedere qual è la visione sistemica più di lungo raggio che stanno facendo sotto le due torri, sperando restino due, e in particolare come all'interno di questa visione sistemica nata molti anni fa si stanno inserendo tante piccole azioni. Ne cito solo una che qualche mese fa, insomma, eh, se ne è sentito parlare a livello nazionale, la città eh, 30, quindi ai 30 km orari. Um, allora, io direi che possiamo iniziare. Eh, qui accanto a me eh, l'architetto Roberto Malvezzi, benvenuto. <ride> Do giusto un, un, alcune parole di, di introduzione. Eh, attualmente Roberto è tecnologo al CNR, eh, però è esperto di approcci cognitivi alla progettazione delle città e della trasformazione e in innovazione urbana, oltre che ha alle spalle molti anni di eh, eh, studi e ricerca, oltre che appunto di eh, progettazione eh, professionale. E, Appunto, abbiamo parlato di città connessa. Oggi parleremo e snoccioleremo la città connessa sotto tre, ehm, sotto tre aspetti: l'aspetto fisico, l'aspetto sociale e l'aspetto digitale. Um, se pensiamo alle città eh, nel mondo non sono moltissime, no? Sicuramente anzi, un dato è che occupano solo il 3% della, eh, superficie, della superficie emersa, diciamo, del, ter del terreno emerso. E tuttavia, si, eh, si concentra quasi il 60% della popolazione mondiale nelle città. Ecco che le connessioni eh, sia fisiche. Perché, eh, da dopo la pandemia, sentiamo anche parlare di città dei 15 minuti, quindi un qualcosa molto a livello di quartiere, eh, da cui però diventano importanti le connessioni eh, all'interno diciamo, e, e, e soprattutto all'esterno di queste eh, vite di quartiere, eh, così come le eh, connessioni personali. Io, appunto, come diceva Laura, sono diventata mamma da sei mesi. Mi è cambiato il mondo come penso tutte le mamme, donne e mamme presenti sanno, e, e ho eh, dovuto a Bologna, una città dove non abbiamo la nostra famiglia di riferimento, eh, ricostruire un'altra rete. Oltre alla rete di amicizie, di, diciamo più professionale che avevo costruito in tutti questi anni, mi sono trovata a creare una rete di eh, più di neo pediatri, psicologi, eh, ginecologi, ostetriche, insomma tutto il servizio eh, eh, che, che, che aiuta eh, in questi primi mesi. e, e Proprio a capire è qual, qual è l'importanza delle connessioni e come connessioni sia strettamente legato a rigenerazione urbana. Io eh, passerei la parola a Roberto proprio chiedendogli, eh, abbiamo deciso insomma, abbiamo visto queste tre declinazioni della rigenerazione urbana secondo le connessioni fisiche, sociali e digitali. Ci spieghi l'importanza e il motivo di, di, di queste tre eh, declinazioni? Sì, certamente. Poi sarà mio piacere alzarmi di qua perché per la prossima ora e mezza preferisco restare in piedi in un seduto, ma so che c'è un lavoro che mi aspetta. E chiaramente quando mi hanno chiamato a parlare di città in generale e in particolare abbiamo identificato il tema della città connessa, le parole chiave che possono essere individuate sono tante. Ho scelto queste tre perché a mio modo di vedere sono le tre più importanti che esprimono eh, quello che è un po' il messaggio che vorrei presentarvi oggi nel tempo che passeremo insieme, cioè il fatto che la città è prima di tutto un contesto relazionale. L ha detto molto bene Laura e fin, da, fin dall'inizio delle mie attività mi sono occupato, in questo senso di un architetto abbastanza anomalo forse e più eh, meno se, se vogliamo degli aspetti estetici o, o eh, esteriori o materiali della città ma eh, ho cercato di comprendere quali fossero i processi immateriali i processi nascosti che fossero sociali, che fossero economici, che fossero culturali, che fossero relazionali in generale che portavano le comunità a intraprendere percorsi di trasformazione urbana, le città siamo abituati a vederle come qualcosa di statico perché gli edifici durano nel tempo, ma in realtà sono in perenne trasformazione. Cosa le trasforma? Eh, sono sempre comunque processi relazionali che sono articolati in diverso modo, che possono essere studiati nelle loro articolazioni e possono essere, diciamo, anche restituiti e rappresentati come un oggetto di studio. Questo, di questo ho fatto il mio. La mia forte rivocazione, sia all'epoca della mia scelta di posizionamento professionale, sia adesso che sono entrato eh, strutturato al CNR dove posso portare avanti queste tematiche nel gruppo di ricerca di cui faccio parte. Per questo è eh, il, il, il background che oggi provo a raccontarvi. Ringrazio ancora Laura per l'invito, è un piacere tornare qua. Io ero già venuto a parlare di rigenerazione urbana, ormai nel 2017. Non so se qualcuno di voi era presente, da allora, certamente molta acqua è passata sotto i ponti, se più o meno in quegli anni erano gli anni in cui tu eh, venivi adottata da Bologna e invece quella è stata per me l'inizio di un percorso inverso. Sono reggiano di origine, ma adottivo eh, pordenonese appunto da 7-8 anni, perché oggi ho il piacere di vivere in questa, in questa città. Detto questo, quindi io spegnerei questo microfono, prenderei in mano l'altro e comincerò a raccontarvi quello che ho preparato per voi. Grazie mille, mi sentite bene? Sì, funziona molto bene. Quindi ehm, metterei a fuoco soltanto un ulteriore elemento. Eh, sono connessioni che per me sono anche tre forme di transizione. Oggi si parla molto della transizione energetica, ecologica. La parola transizione è una parola che ha a che fare con i cambiamenti strutturali di una città, cioè non sui cambiamenti epidermici o su performance genericamente intese, ma su come le, i sistemi sociali e culturali si evolvono per poter strutturalmente supportare degli obiettivi di innovazione, in questo caso di sostenibilità. Queste tre direzioni sono, sono essenzialmente quindi per me tre direzioni di transizione che chiamano in causa un ripensamento profondo delle modalità con cui le comunità si strutturano, pensano e perseguono il proprio futuro. Partiamo dal tema delle connessioni fisiche. Essendo eh, non un tema meramente materiale, ma oggetto di transizione, io l'ho so, interpretato soprattutto come la capacità delle città di pensare alle modalità con cui tutte le componenti materiali di una città si connettono tra di loro per permettere alle comunità che vivono in quelle città di vivere in un certo modo. Quindi il modo di vivere, le pratiche che si vogliono avere, diventano determinanti in un gioco di progettazione inversa per pensare a come la città si deve organizzare e non il contrario. Ciò che noi in Italia non siamo ancora abituati a fare. Questo è il caso di Utrecht, una grossa città olandese, al cuore dell'Olanda. Al cuore dei sistemi di trasporti, voi architetti lo sapete, forse chi non è architetto un po' meno, l'Olanda ha, ha, ha lavorato su questa strategia della città circolare, la Randstad. Adesso non so se è un puntatore, che è una città che unisce Amsterdam fino a Breda e Eindhoven, e, e lasciando questo grande il cuore verde della città al centro, Utrecht è più o meno al centro, quindi è lo snodo logistico più importante della città. Vedete che eh, le connessioni sono in gran parte esogene e soltanto il 46.4% degli spostamenti sistemici è, è interno, diciamo, alla municipalità. Utrecht aveva un problema, di, proprio per questa posizione, era ipercongestionata. Utrecht ha un centro storico enorme, è un centro di servizi molto importante, ha un'università, e tutto ciò stava deperendo, stava degenerando sotto la pressione di una mobilità eccessiva e di un traffico eh, per lo più legato all'automobile privata e eh, ai grandi pullman che trasportavano le persone dentro questa corona, avete visto, di destinazione origine. Loro sono partiti con un grosso percorso partecipato circa, circa dieci anni fa per immaginare una città diversa, ma non una diversa mobilità, una diversa città, una città attrattiva e accessibile. Un percorso partecipato che ha avuto il supporto di un grosso strumento anche digitale, un vero e proprio coinvolgimento strutturale di. Organizzazioni, abitanti, imprenditori, istituzioni cognitive, scuole, università, centri di ricerca, le livelli amministrativi superiori, come la provincia, che è molto importante in Olanda, con un po' le nostre regioni, e le circoscrizioni locali. Il risultato è stato un ambizioso piano, un piano delle ambizioni, che di fatto era una bozza del PUMS, del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Un piano partecipato, che poi è stato tradotto in uno strumento di governo formale, che ha introdotto anche alcune. Variazioni rispetto alla visione partecipata legate alle previsioni di bilancio, investimento, insomma nessuno vi annoia su questo, però, che ha tenuto fondamentalmente il cuore di quello che era stato pensato al proprio centro. Quindi è un processo che ha funzionato. E qual è stato il centro? Eh, io ho recuperato queste slide proprio dal documento originale, che è un po' un benchmark oggi in Europa. Eh, sono sette punti identificati, guardate anche la, la precisione del risultato del percorso partecipativo, estremamente puntuali, precisi e visionari al tempo stesso. Innanzitutto il primo punto è che sono i comportamenti che determinano la mobilità. Noi continuiamo a inseguire con progetti di strade, dire, comportamenti che diamo per dati, cioè la gente vuole andare più in macchina, facciamo più strade, modifichiamo i percorsi, mettiamo più rotonde, più parcheggi. Loro sono periti al contrario. Partiamo da quali comportamenti, a quali comportamenti vogliamo tendere per rendere sostenibile la mobilità dentro questo sistema complesso. Quindi c'è bisogno di lavorare su tanti fattori cognitivi. La mobilità non è soltanto vado da qua a là, non è funzione, è un'esperienza. Quindi il tema del, del comfort, delle motivazioni, della facilità, tutti i temi che entrano nell'equazione, o nel sistema di equazioni, da equazione a sistema di equazioni. Ma poi, subito dopo, vedete, mettere al centro la qualità dello spazio pubblico. Allora, noi abbiamo questo piccolo centro storico, che in realtà è grande, ma la città è cresciuta molto intorno, schiacciato da, da tutto quello che era accaduto intorno ai viali. In una no, qualsiasi città italiana, il centro storico finisce dove ci sono i viali di circonvallazione. Si esce e si è improvvisamente gettati nello sconforto di una periferia che non dice più nulla. Loro avevano lo stesso problema. Hanno cominciato a dire: bene, allora noi dobbiamo aumentare la dimensione percepita del centro storico. Cioè noi cominciamo a trasformare la prima cortina periferica con l'immagine che debba diventare un elemento di transizione fra il centro e la periferia. Concettualmente la gente lo deve riconoscere come fosse parte del centro. Lavoriamo sulla riqualificazione. Poi non basta. Il centro era il principale elemento attrattore, questo era il problema ovviamente, serve... Diciamo così, suddividere le fonti di attrazione in tanti punti della città che possono essere pensati per essere punti attrattivi. Quindi creare centri urbani in corrispondenza degli snodi vitali della città o in altri interventi edilizi già in fieri o nuovi da attivare in maniera tale da creare una città policentrica e iperconnessa. Ovviamente questi non sono soltanto centri funzionali, centri commerciali, sono innanzitutto piccoli centri storici. Vedete, i cromatismi qua sono importanti. Abbiamo il centro storico, il centro storico allargato e abbiamo tanti altri piccoli centri con i loro spazi pubblici, con la loro qualità urbana, con i loro servizi integrati, che sono poi i cuori dei rispettivi quartieri. Quello che si ottiene quindi è un inviruppo più ampio ancora che loro chiamano la città della qualità elevata. Questa città della qualità elevata ha la caratteristica di essere tangente a tutte le polarità. Quindi in realtà abbiamo una transizione, eccola qua, tra la periferia residenziale, qui sono le aree più industriali, eccetera, eccetera, dove noi cerchiamo di avere modalità di mobilità di alto livello in una, una, una superficie che ingloba questi centri dove avviene poi la destinazione dei viaggi. Capite? Capite? Qua stiamo ripensando completamente la struttura della città da zero. Ovviamente, innestandoci su politiche strategiche ventennali, ma stiamo facendo una cosa di importante. Ovviamente, una politica di parcheggio adeguata, e ovviamente, come connettiamo tutte queste centralità e come creiamo questo spazio. E qui il gioco diventa interessante. Se i comportamenti sono ciò a cui tendiamo, la qualità dei luoghi è ciò che determina la scelta della mobilità. Punto 4. Ecco che quindi noi cominciamo a pensare queste zone e cominciamo a fare urbanistica. Cominciamo a dare delle, delle zonizzazioni basate sulla qualità, però, non sulle funzioni. Zona A, spazi centrali estesi. Zona B, che è questa gialla, dove c'è comunque un bilanciamento tra le auto, i mezzi pubblici, le biciclette e dove il traffico su auto è limitato per il fatto che lo spazio pubblico è uno spazio di qualità. Ci sono dissuasori, ci sono piazze, ci sono elementi per cui... Uno che va in macchina si sente a disagio essenzialmente, si sente ospite di uno spazio dominato essenzialmente da pedoni e biciclette, cioè dalle persone e non dai mezzi di trasporto. Questa cosa qua, questa zona B vale per tutta quest'area interna al grande ring di circonvallazione, queste sono le tangenziali fondamentali. Tutto questo giallo che vedete prevede concettualmente lo spazio delle persone e non delle auto. Fuori, invece, abbiamo una separazione rigida tra i flussi veicolari e ciclabili, quindi grandi arterie di trasporto, eh, per esempio eh, ciclabili, siamo in Olanda, certamente, ma dove ancora abbiamo qui e là appunto, dei, delle aree di permanenza dove le persone possono fermarsi protette, isolate di qualità, delle oasi, diciamo, nello spostamento per facilitare l'esperienza dello spostamento non veicolare. A questo punto, quali mezzi scegliamo? Chiaramente il problema dei bus era il problema principale quindi c'è una limitazione diciamo eh, delle linee veloci dei bus con le periferie più remote linee su ovviamente corsie riservate e poi si investe su una nuova rete di tram questa è la parte che è stata più diciamo difficoltosa da implementare ciò nonostante il piano di mobilità ha previsto questi piccoli investimenti in rete di tram che servono proprio a interconnettere questa città multi, multipolare ovviamente la bicicletta è l'elemento è l'elemento connettivo forte. Qui la trama è molto più fitta. Vedete che non c'è un solo ambito urbano che non venga percorso da queste snelle e acute. Quindi sono autostrade ciclabili dove io ho la priorità su tutti gli altri modi di spostamento e non viceversa. Non devo fermarmi nei 20 metri perché ho sosta, sosta. Questa non è una bella esperienza. Se ci immagino di andarci al mattino, dico: No, magari poi ci prendo la macchina perché mi stanco. Là è il contrario è la macchina che, soprattutto nella zona B, ferma, ferma, ferma. Per cui, se al mattino ti svegli, magari dici: Meglio prendere la bicicletta. Sono i fattori cognitivi che alimentano le scelte e con questo si lavora sui comportamenti. Ultimo, si sposta tutto il traffico veloce, o il traffico, diciamo, su questo ring esterno, e quello che era il ring interno, che allora non avevano questo, questo ulteriore elemento, diventa un boulevard urbano. Quindi qui sono interrogati veramente a lungo, forse avevo anche un'immagine, non so se l'ho messa, su quale pattern di traffico fare. Sta di fatto che alla fine hanno scelto un modello per cui le persone per entrare in città, a loro conviene comunque spostarsi in questo ring molto ampio per poi avere il traffico di penetrazione a senso unico, dopodiché io sono richiamato a uscire per poter eventualmente rientrare dall'altra parte. Questa zona, che era una strada molto trafficata, vedete, diventa questo. Adesso è così, questo è il programma del boulevard. Quindi le auto che erano al centro diventano corsie molto minimali al centro passano i mezzi pubblici e non parliamo del fatto che ovviamente gli alberi qui li piantano. Cosa importante. Questo non è soltanto un piano di mobilità, è un piano urbanistico a tutti gli effetti. Qui vedete i cnupunten, cioè le polarità nuove, e qui sono previsti gli spazi di densificazione. Servizi, commercio, terziario, servizi sanitari, scuole, servizi della terza età luoghi di piacere, ognuno di questi ha una sua caratterizzazione, un suo mix per cui una persona a seconda di dove è interessato andare può scegliere, non sono tutti uguali, proprio perché la multipolarità funziona bene quando si garantisce una serie di servizi di base per i 15 minuti, ma i grandi servizi urbani non posso replicarli n volte, altro grande difetto del campanile italiano, li metto dove serve, dove tutte le persone possono arrivare a fruire comodamente perché ho dato loro la possibilità di farlo. E vi lascio con questa che per me era una vera chicca, molti di voi forse avranno già visto, Utrecht come è arrivata a questo? Non c'è arrivata perché loro sono sempre stati così, loro hanno avuto anche delle fasi diverse, il centro storico di Utrecht era circondato da questo bellissimo ossato storico delle mura, poi le mura ovviamente sono state tolte, negli anni 60 hanno fatto questo piano di Calper che è un urbanista chiamato, lui dopo ha detto a mio, a mio malincuore, in realtà non volevo farlo, ma me l'hanno chiesto. Per chiudere i via, eh, questi spazi d'acqua, queste vie d'acqua, e sostituirle con una circonvallazione esclusivamente strana, un ring. Un po' per i costi, un po' per le opposizioni forti della comunità hanno realizzato soltanto questa parte. Questa parte qua è rimasta, in realtà non l'hanno tutto realizzato. Avendo la città divisa in due, con metà. Trafficata a metà invece la vecchia immagine di Utrecht, e avendo questo piano di decentrare il traffico verso l'esterno, hanno cominciato a interrogarsi fino a che hanno deciso di dire: ma e se noi facessimo un restauro di tutto quello che era eh, il percorso della so tecnologia si basa funziona grazie tra... alla fotocatalisi, foto, luce, catalisi. Quindi catalisi a l'hanno questo motorway in the city center of Utrecht is history. The space that was once designed for the car is now for people. Also, people in boats. In the 1960s, urban planners were convinced the car had to get everywhere and everywhere fast. Today, they rather dedicate valuable city center space to people. This part of the city motorway could be used until 2010. From then on, it was slowly dismantled. Now boats took the place of motor vehicles. The opening ceremony was kept very simple due to the corona crisis, but you can keep a safe social distance on the water. The people of Utrecht came to celebrate in just about everything that could float. In turn, they were watched and photographed by many others. In the months before the opening, the final digging was also closely followed by young and old. People couldn't wait for this process to be finished. It took from June to September to remove 15,000 cubic meters of dirt and to take it all away in about 750 truckloads. That is just for this location. è un po' lungo, non ve lo faccio vedere tutto, però la cosa che a me commuove proprio non è tanto che l'abbiano fatto, questo è già commovente di suo, però quando l'hanno fatto immediatamente le persone si sono riversate su ogni cosa che potesse galleggiare, <ride> giovani, bambini, se lo sono ripresi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il loro modo di mobilità o il loro modo di vita di quello spazio era fortissimamente vincolato dal fatto che qualcuno aveva scelto di farsi un'autostrada. Ma nel loro background il canale era ancora lì. Cioè, era nella loro eredità, era parte del loro patrimonio culturale, era loro della loro storia. È una storia che rimane dentro la vita delle comunità. Appena hanno potuto riprenderselo come se il tempo non fosse passato, anzi, ancora più carica, l'hanno ripreso e oggi è diventata un'abitudine degli abitanti. Passare il tempo navigando intorno al canale, con un gusto che forse non avrebbero avuto senza questa interruzione storica persino. Però questo vuol dire che le eredità nascoste nella vita delle persone e le loro potenziali domande di qualità molto spesso non vengono intercettate da scelte che non le prendono in considerazione. Anche possiamo dire che se le scelte fatte non prendono in considerazione questi patrimoni interni alle comunità, certamente questi patrimoni rimangono eh, messi da parte. Questo ha grande detrimento della qualità di vita. Quindi per loro la mobilità non è soltanto il fatto di poter andare da qua là in poco tempo, prendere la bici, piuttosto che. La mobilità è un modo di vivere la città. A Utrecht si vive così, perché questi sono gli spazi, questa è la loro storia, questa è la loro traiettoria. Questa è una forma di transizione che recupera il passato per esplorarlo in un modo nuovo. Quindi quando vi dicono che queste cose non si possono fare. È dicono qualcosa di falso queste cose si fanno si possono fare e aggiungo anche laddove si possono fare è bene farle il secondo progetto che vi presento era un progetto che già vi avevo accennato sette anni fa su cui però abbiamo fatto dei ulteriori progressi sulla ricerca per un caso molto complesso dove di nuovo le connessioni della mobilità hanno un ruolo centrale è il caso dell'isola di Nantes al centro di Nantes Nantes era città industriale notate bene quanti, ma la transizione è veramente molto ampia. L'isola al centro della Loira era un, un grande consigliamento di cantieri navali, dismessi anche qua alla fine degli anni Ottanta, la grande ondata di dismissioni nell'area industriale che abbiamo vissuto anche in Italia. Cos'è successo a Nantes? È successo che eh, durante tutta questa epoca di dismissione, tantissimi artisti veniti dalla Francia, un po' anche fuggiti da Parigi, che ci città molto cara, hanno cominciato a occupare illegalmente spazi, capannoni. Hanno fatto un po' un'operazione di squattering, no? E a creare lì i loro atelier, i loro teatri informali, le loro reti. Per cui questo centro era diventato rinomato, ma completamente illegale, non c'era nessuna forma di sicurezza, non c'era nessuna pianificazione su questo. E a un certo punto eh, il comune si interroga su come ripensare questo enorme giacimento di spazi, vedete che si è tratta adesso, non so dove. Non ho messo il numero di ettari, ma sono un, 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 un enorme numero di ettari, mi pare 200, se non di più. Insomma, alla fine danno a eh, Dominique Perrault, a perrault greté di studiare un'ipotesi di ripensamento dell'isola. E loro passano tre anni a studiare, a misurare, a guardare, a mappare tutte le proprietà, le non proprietà, i conflitti, cosa sta accadendo. Ma non solo, contemporaneamente, l'amministrazione si muove verso l'alto. Cioè viene creato quello che in Francia è uno strumento di governo del territorio, cioè lo schema di coerenza territoriale, diciamo, mettendo insieme tutte le, le regioni, diciamo, le province, che convergono sulla Loira, perché la Loira è questo fiume che aveva all'epoca su quest'isola il suo centro industriale, il porto si è spostato a San Nazaire col tempo, per cui questa zona, che è la capitale, diciamo, ha perso la sua missione, ha perso la sua funzione. Non vedeva più un futuro: città post-industriale, città post-portuale, città post-cantieristica. Allora loro lavorano sull'idea di, eh, di questo Scott, eh, approvato nel 2007, costruire il futuro della città intorno al fiume, non più soltanto una città, ma una città metropolitana. Lungo il fiume ci sono moltissimi altri episodi, eh, aree naturalistiche, aree insediative, quindi l'idea è di costruire un modo di vivere sul fiume, un fiume che si era nel frattempo inquinato per le industrie, eccetera, restauro paesaggistico, restauro naturalistico del fiume. E questo ovviamente sono riusciti a costruirlo, questo grande schema che ha messo insieme le politiche di tutte queste realtà attraverso alcune agenzie che i francesi hanno per fortuna loro come l'agenzia di urbanistica della regione di Nantes e l'agenzia di sviluppo sostenibile della regione di Saint-Nazaire. Esistono realtà che fanno questo pagare dallo Stato per farlo. Questo era Nantes. Prima diciamo, del, dell'intervento di, di, di Perrault, che ha riflettuto a fondo su questo, vedete: questa è la città di Nantes con il suo centro storico. Questa è un'altra diciamo, comunità, ville de raisée, che era per lo più insediata da lavoratori del porto, quindi un gravissimo problema perché non c'è più lavoro. Questa era decaduta diciamo, come realtà urbana. Il fiume era un fiume completamente dimenticato, l'isola era un'isola abbandonata, se non occupata da queste persone. L'idea di Perrault è. Andiamo verso l'alto, creiamo una città metropolitana, cioè creiamo una, una città più grande che abbia l'isola al centro come estensione del centro storico, fortemente connessa al centro storico. Quindi di nuovo il tema della, del, della memoria, del, della qualità, del valore urbano che si estende invece che ridursi. E a questo punto quest'altra municipalità verrà fortemente interconnessa a questo e diventerà un'unica città. Questo è un progetto di trasformazione gigantesco fatto. Questo sono, ehm, Disegni che ho fatto io sulla base dei disegni originali di Perrolu e ho fatto questi disegni qua. Cioè, questo è uno schema strategico di, 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 di una potenza fantastica, ma c'è già tutto qui. Questa è strategia. Come la fanno? Beh, innanzitutto si parte dalle connessioni. Serve un sistema che interconnetta i luoghi che, in questo caso, a differenza del caso di Utrecht, riporti verso il centro ciò che adesso stava andando via. Un centro che però non è più soltanto. Intorno alla stazione del centro storico, ma che occupi l'intera isola attraverso Snodi. Qui hanno scelto sia eh, Tramways, ma soprattutto Busways Cronobus, quindi bus senza orario, perché passano ogni 10 minuti. Non serve l'orario, tu arrivi e dopo un po' ne passa uno. È chiaro: c'è 200 militanti, un po' più grande di Pordenone, però i nodi parcheggi l'attestamento, È una città metropolitana, la gente può venire anche da fuori. Parcheggi e ti muovi liberamente in tutta la città. Questa è l'architettura, l'infrastruttura abilitante, infrastrutture e servizio, okay? Come l'hanno fatto? Perché non è banale, anche in Francia non è facile fare queste cose, per questo era la scena di viali radiali, lungo cui si muovevano questi assi, sono cinque viali radiali, e il sindaco si è sentito dire di no dai commercianti, per esempio in molti casi. Lì la strategia che ci è stata raccontata da qualcuno che ha, fatto, ha avuto la fortuna di fare un sopralluogo e parlare con chi queste cose le ha fatte, è stata di riuscire a trovare perlomeno lungo un asse storico un'associazione uh, di commercianti favorevole a sperimentare, quindi sono partiti da una strada, questa era Mant, questa è quello che hanno fatto lungo quella strada, e come è andata secondo voi? È andata che tutte le altre strade, vedendo quello che stava accadendo qua, un po' alla volta hanno chiesto di rientrare dentro il progetto di trasformazione, perché la gente potendo scegliere, avendo nella stessa città la possibilità di muoversi e vivere la città così, o così, la gente cosa ha scelto secondo voi? Tutti questo. Sindaco riconfermato, progetto approvato, finanziamenti arrivati. Di nuovo, questo era dentro il potenziale delle comunità. Poteva esprimersi qui quella visione, quella capacità di immaginazione? No, perché? Perché le persone, vivendo in un contesto, sono fortemente legate all'immaginare quel contesto da loro. Non si può chiedere alla comunità di essere in grado di immaginarsi questo. Bisogna mettere nelle condizioni la comunità di avere proiezioni di immaginazione diverse, perché una volta che le concretizzi, molte volte le persone, se le cose sono fatte bene, seguono. Qui ovviamente non sono state fatte dall'alto, sono state fatte con un percorso profondo di ripensamento, non soltanto di questo, ma di questo come modo per arrivare all'isola. E questo è l'elemento essenziale. Non è soltanto cambiare questo con questo, è che questo è parte di un mosaico, di un pezzo ancora più grande. Allora, velocemente... Per chi si interessa di governance, è stata creata un'agenzia pubblica, qui torniamo a Samoa, quindi l'agenzia di trasformazione, che aveva dentro tutti i principali autori territoriali, con un buon finanziamento di partenza, e qui parlo agli architetti, è stato fatto, un, sulla base del lavoro di, 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 di Perrault, un concorso per gestire, quindi diciamo un'esternalizzazione dell'ufficio di piano, vinto da Scemeto e Bertumio, due urbanisti in Belga e... Una francese che hanno avuto l'incarico per dieci anni. Non per fare un piano, ma per gestire la trasformazione in dieci anni, dando coerenza a tutti gli interventi. Finito il primo livello, un secondo concorso vinto da due urbanisti belgi, hanno avuto l'incarico per 20 anni. Perché l'ufficio di piano deve durare nel tempo, perché il coordinamento delle pure di trasformazione ha bisogno di tempo, ha bisogno di costanza nei concetti. E poi di check-up, fatto un check-up al decimo anno. Ovviamente cosa hanno fatto? Cemetov e Bertomio. non hanno detto bene, adesso l'isola la svuotiamo e poi la ricostruiamo. Hanno detto andiamo a vedere cosa c'è. Oltre a tutto il riconoscimento del patrimonio industriale fatto da Perrault, loro hanno cominciato a investigare sul patrimonio sociale, cioè... Hanno cominciato a verificare che quello che stava accadendo lì a livello artistico era importante perché la Francia esponeva una domanda di spazi culturali a basso costo, che Parigi non era più in grado, soprattutto dopo il 2000, di garantire. Hanno legalizzato l'occupazione, in pratica hanno preso quelle energie sociali, le hanno convogliate in un percorso di formalizzazione, le hanno rese attori invece che mandare la polizia a cacciarli, hanno lavorato con loro per costruire il quartiere della creazione. E essendo francesi, loro non sono limitati a, a realizzare un quartiere dove hanno messo, diciamo, le, quelle associazioni che siano autoformate, hanno fatto un lavoro di sistema, una vera e propria transizione. Vabbè, a parte che il master plan ovviamente non è un master plan rigido, è un master plan pensato per essere realizzato in vent'anni, quindi ci sono delle, degli step, delle previsioni, eccetera, eccetera, questo si lo possiamo guardare un attimino dopo. Però, soprattutto, il quartiere, della, la creazione prevede un ecosistema creativo ibrido, dove hanno portato dentro attori pubblici, attori privati, attori nazionali, attori locali, attori regionali. Ascoltando le domande che venivano dalla Francia intera su come questa poteva essere un episodio importante per l'ecosistema culturale francese, non soltanto per questa città. Io qui ho fatto una sintesi di alcuni elementi strategici su cui loro hanno lavorato per poter portare a casa e mettere a terra questa quest idea. Innanzitutto, costruire grandi rapporti a livello networking strategico-istituzionale. Sono riusciti a portare qua una facoltà di architettura, la scuola delle belle arti, la scuola del cinema, ma non solo. Il tribunale e l'ospedale universitario sono atterrati sull'isola. Per questo, garantiva loro persone tendenzialmente colte disposte magari a comprare casa sull'isola... e quindi a accettare una scommessa di vita. Quindi grandi servizi... oltre a, in abbinamento ai servizi diciamo, creativi specifici. Ma anche un grande lavoro di networking... con imprese già attive nel settore. In particolare questa eh, azienda... che crea grandi macchine diciamo robotiche... che vengono utilizzate ai circhi in generale... ma in questo caso voi vedrete insomma. Hanno attinto a diversi livelli di finanziamento... Quindi per esempio, eh, mh, no, questo viene dopo. Eh, allora, fondi pubblici. Eh, Samoa è stata finanziata soltanto con 64 milioni di euro in questo periodo, fino al 2020. Perché? Perché l'idea era: con questi soldi, noi lavoriamo sullo spazio pubblico dell'isola, partiamo dalla qualità dello spazio pubblico, partiamo da quello dove le persone possono unirsi, stare insieme, connettersi. Se creiamo questo. Poi gli investitori verranno a riempire gli spazi, a rigenerare gli edifici, eccetera, eccetera. Quindi l'investimento iniziale in realtà è stato relativamente basso rispetto al peso specifico del tutto. E questo ve l'ho già raccontato, partecipazione a numerosi bandi europei. Perché queste cose sono molto difficili da fare, impariamo da chi le ha già fatte. Quindi sono entrati dentro a progetti, programmi francesi, europei sulla mobilità, Libertà per esempio è un progetto pionistico di bigliettazione unica per tutto il sistema di trasporti della città e il programma Ecosite che finanzia eh, quartieri innovativi, diciamo sostenibili. Quindi hanno fatto un quartiere pilota qua, in più un quartiere diciamo, di case passive in Francia. E, e lentamente hanno cominciato... A lavorare lentamente il lavoro è stato fatto. Poi hanno anche una legislazione diversa dalla nostra. Noi abbiamo un grosso problema con la proprietà privata in Italia, lo sapete. In Francia hanno questo strumento delle ZAC, zone d'amministrazione concertata, che permette di avere diciamo, diverse modalità, dalla più amichevole alla più ostile di acquisizione dei terreni. Ma il risultato è che ehm, eh, sono riusciti ad acquisire i terreni che servivano loro per, per lo spazio pubblico e, eh, diciamo, che nel tempo eh, sono riusciti a mettere in cantiere. Cifre importanti perché eh, 400.000 metri quadri di aree espropriate e riconvertite a spazio pubblico sono numeri abbastanza, abbastanza importanti. Quindi alla fine del 14 lo spazio pubblico era 680.000 metri quadri. No, scusa, eh, scusate, 400.000 metri quadri e eh, 680.000 metri quadri costruito per 5.500 alloggi. Soprattutto hanno, queste, hanno creato questa architettura, vedete come è cambiata l'isola. Questo è il quartiere della creazione, questa è la parte residenziale dove hanno creato sette diversi quartieri, ognuno dei quali dotato di una propria identità architettonica, spaziale, urbana, tutti connessi. Questa è la parte di sinistra, questa è la parte del centro storico. Per farvela breve: era una città industriale, post-industriale, con problemi di inquinamento, di bonifica nel 2013 eh, è diventata European Green Capital. Quindi poco tempo dopo, direi. Vi faccio notare che nessuna città europea è mai riuscita a prendere questo, questo, nessuna città italiana è mai riuscita a prendere questo titolo, nessuna città capoluogo di provincia. Non so se è stato dentro i tempi che mi ero dato, ho un po' sfondati, però mi ero ripromesso di lasciare un po' di spazio tra una connessione e l'altra per eventuali domande, o anche domande da parte di, di Elevans. Quindi 5-10 minuti di questi answer, se volete. Ti lascio prima la parola al pubblico, altrimenti eh, insomma, aggiungo solo una cosa. Stavo snocciolando adesso eh, mentre tu parlavi, mi è venuto in mente eh, riguardo al, al, al timore diciamo, che il chiudere i centri storici e quindi favorire la pedonalizzazione soprattutto di alcune aree eh, porti a un decremento effettivo degli acquisti. C'è stato uno studio. Ehm, Poco, eh, era poco prima del Covid, se non sbaglio, del Banco di Bilbao, quindi della, di una banca spagnola sulla Gran Via di Madrid, eh, il quale aveva eh, riportato, insomma, attorno a un aumento poco sotto il 10% delle, delle vendite eh, a un anno di distanza dalla, dalla chiusura. Quindi aveva analizzato tutte le transazioni fatte proprio con i banco, ma ha visto che effettivamente. Anche proprio la vita eh. Eh. Eh il controllo dell'udito è anche un po come quando tu vai a farti la prova della vista vuol dire veramente prendersi cura di sé prenota ora il controllo dell'udito gratuito sono tornati gli spicy chicken McNuggets la tua lingua non sarà più la stessa parapapapa

che le infrastrutture che facciamo saranno inutili rispetto a questo momento restano aperte. Allora loro hanno lavorato in un'ultima concretità, hanno creato questa organizzazione, 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 questa di questa organizzazione, 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 questa questa di un'esigenza del mondo, di un'artista rappresentazione di un'artista femminile. E poi, in questo finale dell'anno, questa cosa è veramente più in là: cioè si è spazio per la trasformazione della scoperta di un'artista Down, prica, le persone potrebbero respirare, soprattutto stagiare di viaggio, La situazione è molto più normale perché la vita dell'altro è una situazione di spazio il pilota le persone sono in di fronte a terra, in attività di volo, 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 di attività di volo, in 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 attività di di volo, in attività di di volo, in attività di volo, in attività di volo, in attività di volo, in attività di volo, di volo, dove si trovava, dove il nuovo valore c'era, non è dentro questo potere informale della creazione, poteva essere realizzato, poteva essere valorizzato, essere un altro, in un grande, diciamo eh, così, ristretto di quel paese, non è ristretto di quel paese, di quel paese, poteva essere ancora e Quindi, in tutto questo, la creazione un'altra parte, soprattutto, la creazione di un'altra parte della creazione di un'altra parte. Sì, e' cioè cioè un'altra una 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 un cosa vedere, <risosamente> che è una che non si può fare, e non si può fare. Non si di fare. di si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si di fare. Non si può fare. di si può fare. Non si può fare. di si può fare. Non si può fare. di si può Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non Non si può fare. Non si può fare. Non Non Perfetto, ma quello che hanno fatto è stato molto forte perché non preso un senso di parlare, perché era tutto a bello, era più dolce la propria fiducia. Per questo bisogna rispondere che questi sistemi devono avere anche rispetto a chi per il loro interesse. Questo è molto importante contesto che l'Italia e l'India si sono non si è tenuto il se non è morto da quelli che La domanda me la tenevo per il finale perché io ho anche altre cose da farvi vedere. Se vuole ne possiamo parlare, ma alla fine della mia parte, del mio incontro. Perché ai casi europei vorrei passare a guardare invece qualche caso italiano. Sì, allora parto dal presupposto, insomma, che. C'è una differenza tra i due casi eh, interessante, nel senso che mentre il primo eh, potrebbe essere quello di ogni città, banalmente, no? che sia italiana, che sia europea, che sia, del mondo, no? come tipo di eh, processo eh, di, di sviluppo e di trasformazione, il secondo ha un plus in più, che è quello appunto di una visione rispetto al cogliere una particolarità del luogo, che non è solo morfologica, l'isola, ma è anche appunto di quello di aver richiamato naturalmente, aver colto naturalmente questa nuova uh, venuta dei, degli artisti, no? E lì la genialità di poter produrre, di seguire questa, questa via come motore, no? Per poter sviluppare tutte le altre idee. Allora... La domanda in realtà si lega molto a quello che ha chiesto il signore qui dietro, Cercando, cercavo un po' di svilupparla in maniera diversa e va benissimo che, che, da, che dai la definizione, sì, la, la tua spiegazione alla fine. Ma è appunto questo, in questi, eh, questi, processi, questi processi avvengono attraverso una pianificazione. La domanda è per il caso italiano, ok? Voi che lo state studiando specificatamente. Eh, L'obiettivo è quello di arrivare a dare delle linee guida precise in questa direzione, seguibili da tutto il territorio, indistintamente? Allora, intanto grazie per aver notato la successione tra i due progetti che vi ho presentato, perché il primo è gener più generico sicuramente, il secondo bussa la porta alle connessioni sociali ovviamente, e a quello che mi racconterò dopo. E così come la successione delle questioni, si butterà alla porta, poi le connessioni virtuali. Allora, noi non siamo un organo legislativo o normativo come CNR, io come ricercatore, credo profondamente nel valore culturale della ricerca di innestare nuovi modi di pensare. E io credo che la formalizzazione legislativa di un pensiero nuovo. Sia l'atto conclusivo di un percorso dove quel pensiero si diffonde, si radica e diventa progressivamente maggioritario. Se mi chiedi se il nostro paese oggi a che punto siamo, siamo un, un po' indietro. C'è una teoria, eh, alla quale mi rifaccio spesso e volentieri anche nei progetti che seguo, che è la teoria dell'istituzionalizzazione, che è di un sociologo, sociologo Giddens, scuola britannica, che l'ha decodificata fra anni 80 e anni 90. Che poi è diventata la base del transition management e degli studi sulla transizione. Cioè che un'innovazione parte sempre da piccole sperimentazioni dal basso che però espongono evidenze innovative che offrono eh, soluzioni diverse a problemi non risolvibili diversamente. E questo vantaggio competitivo, tra virgolette, tra le idee, può portare alcune idee, alcune innovazioni, alcune culture, alcuni concetti progressivamente a diventare una logica quasi ovvia per la maggioranza. A quel punto la pratica, il processo informale, innovativo, sperimentale, si struttura e diventa soggetti formali, e diventa un piano, e diventa un programma amministrativo, e diventa un regolamento, una legge, diventa una cultura di tutti. È il ciclo di vita delle culture in qualche modo che si studia in questo modo e io sono profondamente convinto che siamo dentro a questo ciclo vita, dove in questo momento eh, se, la mia impressione, anche vedendo quello che stiamo vivendo intorno, è che ci sia molta attenzione verso questi temi, ma poca capacità di fare in modo che questi temi diventino patrimonio di tutti, perché siamo ancora in pochi a parlarne e le occasioni per parlarne sono poche. Sappiamo bene che la comunicazione, <ride> il mainstreaming della comunicazione oggi è dominato dai pensieri. Maggioritari, diciamo, e sono spesso molto funzionali a certi tipi di interesse e le culture che vengono vendute sono molto funzionali a certi tipi di interesse. Quindi, quello di cui mi occupo io essenzialmente è sviluppare concetti, idee e culture mettendole a disposizione di chi, eh, di chi può è interesse di seguirli sperando che nel tempo possano diventare un percorso di transizione. Quello che vi ho fatto vedere prima, diciamo riguarda più la parte di analisi eh, che ho seguito come ricerche, grazie anche ad Audis, l'associazione delle aerobain di smesse, grazie alla quale ero venuto qua sette anni fa e che ha eh, finanziato in parte queste ricerche. Questo invece, vi farò vedere, è più, diciamo, entriamo più nel vivo di quello che sono le mie attività di ricerca personale e anche l'attività professionale che ho svolto su questo. E mh, non so se Laura tu avevi altre domande da fare. Andiamo avanti allora. Che cos'è la sostenibilità? Questo lo sanno tutti: la sostenibilità è una dimensione che tiene insieme aspetti sociali, economici e ambientali. Questo è quello che sta scritto in tutti i libri di testo. E, se è solo sociale e economica, allora si perde l'aspetto ambientale. Se è solo ambientale e economica, spesso si perde l'aspetto sociale. Se è solo sociale e ambientale, spesso si perde la parte economica e quindi non si può fare. Recentemente, il ehm, gruppo di lavoro su UN Habitat, che periodicamente crea queste agende urbane, ha creato questa New Urban Agenda dove ha introdotto l'ipotesi di un quarto elemento di sostenibilità, che è quella spaziale, che a me interessa moltissimo. E, mh, la declino in modo ancora, secondo me però, già quindi questa, questa innovazione, perché nessuno ha mai parlato di come tutto questo poi diventa spazio, dove le persone possono vivere. E infatti loro leggono lo spazio ancora come la forma fisica della città, che però deve essere il risultato di... Mh, pianificazioni intenzionali che sono cruciali per il benessere sociale, economico e ambientale delle persone. So, quindi sostenibilità, già questa è innovazione, sostenibilità uguale benessere. Quando vi raccontano che la sostenibilità è qualcosa di eroico, spesso vi fanno dimenticare che, come nei casi precedenti, tutto quello che è stato fatto ha migliorato la qualità della vita delle persone, il loro benessere e la loro capacità di crescita. Quindi il benessere è il fine della sostenibilità. È un mezzo, non è soltanto un fine. Ma lo spazio è a servizio, diciamo, di questo tipo di ragionamenti in termini spazio fisico. Quello di cui mi occupo, invece, ha molto più a che fare appunto con la, spa la spazialità immateriale, la vita immateriale delle città. Per gli urbanisti, che già lo sanno, e per chi non, è, eh, non sono ovviamente il primo a dire queste cose, eh, Patrick Guedz è un urbanista britannico che ha studiato queste cose cent'anni fa e per prima le ha proposte sistematicamente, lui ha fatto questo progetto meraviglioso che è, è, lo ha chiamato un osservatorio civico che è di fatto è il primo urban center della storia siamo nel castello di Edimburgo ha creato questo, eh, questo luogo dove uno può visitare e conoscere esplorare la vita delle persone nel mondo, in Europa in Scozia, in Scozzese e in particolare a Edimburgo e soprattutto ha creato questo oggetto una camera oscura che è un po' Appunto la tecnologia di base della, della fotografia, dove questi specchi riflettono la città sottostante al castello in maniera tale che da dentro le persone possano osservarla senza essere viste. Quindi non si studia la città nella sua forma. Gli urbanisti hanno sempre lavorato sulle mappe, sulle carte, ma è sempre spaventato un po' questa cosa. Si lavora su un'astrazione formale della città. Qui si lavora invece su un'immagine dove le persone si muovono, dove si possono visualizzare i flussi, le dinamiche dove le persone si fermano, dove entrano, dove escono, chi incontrano, se incontrano, se corrono, se camminano, se si siedono. E questo dice Goetz, la nostra città non è soltanto un, un luogo in uno spazio, è più una storia nel tempo. Ed è questa storia che è interessante guardare per capire come le persone si relazionano allo spazio fisico e come esprimono domande di spazio fisico. Getz ha scritto una cosa che ancora oggi penso che non sia mai stata veramente compresa e applicata in urbanistica. Scusate per l'inglese ma di nuovo ho pensato che siamo all'IRS e quindi fa bene e questo trafiletto qua, e io sono tutte le volte che leggo, l'ho scoperto da poco eh, devo dirvi la verità perché questo è un vecchio testo che ho trovato scansionato su internet l'ambiente naturale non deve mai essere dimenticato a meno di non avere poi problemi nel tempo e duraturi e neanche le fasi storiche possono essere semplicemente considerate come un passato chiuso. L'eredità delle cose buone e il carico anche di cose cattive che vengono dal passato, sono ancora rintracciabili nella, nel complesso presente della nostra città. E ognuna di queste linee di storia ha ancora una sua energia, ancora una sua forza che vive oggi in noi, tra noi, verso il miglioramento o verso il peggioramento. Questa è una cosa splendida, perché noi siamo abituati e questo è un problema della nostra tradizione culturale a guardare il passato come qualcosa da museificare, c'è tanto ancora questa tendenza in Italia. Ma il passato non è il fossile del passato, il passato è tutto ciò che la storia dice ancora a noi e attraverso noi attiva delle nostre predisposizioni all'azione. Quindi la storia vive attraverso di noi, ci orienta e ci spinge a fare certe queste cose senza che noi ce ne accorgiamo. Perché lo subiamo in maniera inconscia. Noi viviamo la nostra storia ogni giorno senza saperlo, ed è questo che ci condiziona, ed è questo che ci fa avere un approccio diverso: italiani dai francesi, bordelonesi dai reggiani. Allora, io ho incontrato quattro fili, filoni di studio in particolare che si sono interrogati in maniera molto esplicita su questo tema, interesse urbanistico. Se li conoscete, perdonate la ridondanza, ma è interessante metterli in fila. Gregory Bateson, altro britannico che più o meno cent'anni fa, o forse anche meno, coniò il termine di approccio ecologico. E nel dopoguerra soprattutto ha scritto il suo libro fondamentale Mind and Nature, cioè il luogo della, della mente è la natura. E ogni elemento del mondo è posto all'interno di in una rete più ampia di connessioni tra elementi strettamente interconnessi, anche se noi non ce ne accorgiamo. Per gli urbanisti... Magnaghi e la scuola territorialista italiana ha lavorato molto su questo, eh, definendo come la città è una forma di coevoluzione tra le comunità e il contesto fisico. C'è una coevoluzione, non c'è un prima e un dopo, non c'è l'uovo e la gallina. Questo è lo studio della mia vita, lo studio della filologia trascendentale ausserliana, che guarda ogni oggetto come un sì. fenomeno, non mai come una cosa statica. Ogni cosa è un fenomeno, ogni cosa ha una sua dinamica. Ogni cosa ha un passato, un presente, un futuro, anche se noi non lo immaginiamo. Ogni cosa è prodotta, ogni cosa cambia nel tempo, incluse le forme del sapere. E ultimamente le scienze cognitive da Varela, che è un cognitivista cileno, nel metà degli anni 90 ha fatto un, eh, questa enorme innovazione della neurofenomenologia, per cui è passato da una concezione della ragione in termini illuministici di razionalità astratta tanti cognitivisti cercavano di modellare il cervello come un computer, più è inutile, non cercate il computer che c'è in noi, cercate invece il mondo, la natura che c'è nella nostra mente, perché noi siamo interconnessi con il mondo. Allora, quando in passato quando Alice parlavo di rigenerazione urbana ma devo partire sempre con questo, questo è un po' il concetto dell'approccio ecologico, noi, gli architetti vengono, a noi gli architetti insegnano a guardare questo, cioè gli edifici, progettare edifici, no? Ma in un approccio ecologico l'edificio non è altro che questo, non è altro che il frutto visibile di un qualcosa che avviene molto più in profondità. I funghi eh, non, non sono questi funghi, questi sono i corpi fruttiferi, i funghi sono reti di IFE che interconnettono un ecosistema nascosto e noi non li vediamo, ogni tanto vengono fuori. Allora, a limitarsi a disegnare questa parte qua del mondo, ho sempre pensato che fosse un po' riduttivo per un urbanista e un architetto. E... I territorialisti, infatti, hanno cominciato a lavorare su questo, dicendo che il nostro patrimonio non è soltanto un patrimonio costruito, è un patrimonio che mette insieme l'ambiente naturale, il paesaggio e l'ambiente costruito, ma anche tutti quei fattori materiali del sistema antropico. Modelli socioculturali, linguistici, caratteri dei luoghi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono arrivati a spingersi fino a definire un vero e proprio processo di innovazione che partisse dall'analisi dei sedimenti territoriali inteso sia in termini materiali sia in termini cognitivi. E da qui. Su questo intreccio di fattori materiali e cognitivi giungere alla definizione di scenari strategici condivisi, o il più possibile condivisi, con tutta una serie di anche teorizzazioni, di strumenti operativi che in parte sono stati poi applicati a livello sperimentale. E, e questa è la grande critica di Magnaghi alla mappa, su cui gli urbanisti lavorano. Nella carta topografica, la rappresentazione del territorio è assoggettata ai principi della geometria descrittiva, che risponde in generale a una rappresentazione quantitativa e funzionale dello spazio. E conclude, gli spazi aperti nei nostri piani sono spesso semplicemente considerati il vuoto, un foglio bianco su cui si possa fare perché essendoci niente sopra si può fare tutto. Se non c'è niente di costruito si può fare tutto perché eh, cosa c'è? Erba? Alberi? Ovviamente non è questo. Allora, vi salto già parlato di Husserl, della scuola fenomenologica Io adoro soprattutto questo che è il primo tentativo di superare lo spazio euclideo. E, è uno psicologo, Kurt Levin, che cent'anni fa ha decodificato la teoria del campo, che ancora oggi gli amici psicologici dicono essere estremamente attuale: cioè il fatto che lo spazio non è euclideo, lo spazio in cui viviamo è uno spazio magnetico che cambia configurazione a seconda delle entità che sono presenti nello spazio. Se sono solo, se siamo in due, se siamo in tre, se c'è una persona che mi è simpatica, che mi è antipatica, se c'è un relatore noioso, oppure se le cose che dice sono interessanti, se di fianco hanno tagliato i tigli oppure no. Non ce ne accorgiamo, cambia il nostro modo di essere, cambia la forma dello spazio, anche se geometricamente è lo stesso identico spazio. Questo, per esempio, è la spiegazione perché la riqualificazione degli spazi pubblici molto spesso in Italia non funziona. Questo lo sapete benissimo. È una foto che ho fatto un anno fa, ci passo spesso qua davanti, <ride> hanno fatto tutte queste panchine costose in cortenne. Alzi la mano chi ha mai visto qualcuno sedersi qua. Ecco, io sono passato quel giorno per vedere e fare una foto a questa cosa, ho trovato un corridore che si è seduto qua. E ora mi chiedo: perché se se... avrei voluto intervistarlo? Però ho preferito lasciare il mistero alla domanda. Scusate, Cos'è che c'è che gli ho spinto a scegliere questo punto invece che questo punto? Anche se qui la funzionalità è esplicita. Siediti qua, siediti qua, c'è il verde, c'è il corten". No, lui si è scelto di sedere qua e questo non è lo spazio pensato per sedersi. In principio. Lui però qui legge una seduta ed evidentemente la forma dello spazio progettato lo spinge ad allontanarsi e a stare là. Allora, Questo è lo spazio fenomenologico, come lo chiamo io. Ed è eh, esattamente la ricerca che cerco di portare avanti, capire perché, quali sono le forze, le tensioni che noi percepiamo e che lui ha scelto, ha scelto lui, ah vabbè, come facciamo noi mille volte. Andiamo alle finze cognitive, eh, Varela. Da Varela in avanti è venuto fuori questo paradigma delle quattro E, si chiamano, cioè la cognizione umana, cioè il modo in cui noi elaboriamo i nostri pensieri, è un processo non puramente razionale è vincolato al modo in cui noi percepiamo, è radicato nella nostra percezione. Non c'è un'interruzione, è una linea continua che parte dalla percezione e arriva al pensiero. È un processo integrato e continuo che si caratterizza per quattro parole chiave. È embodied, cioè situato in un corpo vivente. Il nostro cervello è di carne, diceva Merleau-Ponty. È extended, cioè noi... Oh. Usiamo cose esterne. <ride> io sto parlando con questo, questo per me è parte del modo in cui io penso, questo è parte del modo in cui parlo. Se sono nelle mie mani, diceva Michelangelo, non riesco più a distinguere dove finisce la mia mano e dove finisce il mio scalpello. Cioè, il corpo umano ha la capacità di estendersi e inglobare nei suoi percorsi percettivi le cose che usiamo, il cuoco con i suoi strumenti, eccetera, eccetera. È embedded, cioè è inserito in un contesto più ampio e dipende dalle dinamiche del contesto in cui, se voi se tutti con gli occhi chiusi, chiaramente eh, io comincerei a preoccuparvi. Eh, le dinamiche intorno a me influenzano il modo in cui sono. Qui c'era un grande cognitivista francese che diceva: percepire è la definizione di percezione è, è quel processo che mi permette di prepararmi all'azione. Io non lo so, ma in base a quello che percepisco senza che lo senta, sono già preparato a possibili avvenimenti. Eh, vabbè. Eh, eh, questo perché. Noi siamo sistematicamente connessi al contesto, ma è anche inactive, cioè radicato nell'azione del soggetto nel proprio contesto. Io sto parlando e quindi il mio modo di pensare in questo momento attiva certi Se fossi ad ascoltare, avrei altri completamente altri percorsi cognitivi che sono attivati. Tutte queste cose non le pensiamo quando pensiamo all'urbanistica funzionale, dove diciamo che ogni persona deve avere 5 metri quadri di verde, un, metro, un, un posto auto, eh, cioè, tutto questo non c'è dentro all'urbanistica funzionale e. Gli standard, dovremmo cominciare a portarli dentro. Ma c'è un altro elemento interessante nelle scienze cognitive, che è il concetto di mappatura cognitiva. Cioè, se tutto questo è vero, allora come vediamo noi il mondo? Allora, con mappatura cognitiva si intende un processo composto da trasformazioni psichiche attraverso cui un soggetto acquisisce, memorizza, ricorda e codifica informazioni fondamentalmente sull'ambiente spaziale. Il comportamento spaziale umano dipende non dalla mappa geometrica, ma dalla mappa cognitiva, prodotta individualmente attraverso l'esperienza che facciamo delle cose. È dentro la nostra mappa cognitiva che noi immaginiamo cosa facciamo oggi, cosa facciamo domani, cosa facciamo dopo cena, dove andiamo con gli amici. La caratteristica delle mappe cognitive è che non sono rappresentazioni geometriche. Dobbiamo uscire dal fatto che gli occhi scattino immagini è tutto un percorso di riprogettazione, di riproiezione, che rende queste mappe sistematicamente incomplete, distorte, schematizzate e aumentate. Queste cose venivano già dette negli anni 70. Inoltre non sono soltanto lo stesso processo di distorsione, non è soltanto applicato allo spazio, alle cose concrete, è, è applicato anche alla percezione delle cose astratte. Se io parlo con qualcuno di voi e mi racconta una storia, il modo in cui io poi mi ricordo e mi immagino quella storia sarà profondamente diverso da come chi me l'ha raccontata l'ha vissuta e se l'ha immaginata. Così per i valori, così per i concetti, così per tutto. E questa è una realizzazione molto più recente, Barbara Tversi ha studiato queste cose per vent'anni o trent'anni. Qui vi faccio vedere questo molto interessante per gli urbanisti e architetti che si occupano di città, Due approcci di, di studio della mappatura cognitiva fatti da questo studioso Richardson che ha preso un gruppo di, di, di abitanti di una città e ha, di, ha dato loro una mappa della città molto semplificata e ha chiesto loro di posizionare un certo numero di punti del loro interesse, il negozio, il teatro, eccetera. Poi ha fatto una... e questa è venuta un'immagine che tutto sommato è abbastanza coerente perché c'era dietro una griglia geometrica, seppur molto semplificata, della città. Poi ha chiesto invece agli stessi di mettere dentro una matrice, quindi diciamo da A a Z, in origine di Snet, in asse y, y, indicare il grado di disconnessione percepito tra questi luoghi, cioè quanto secondo loro da 1 a 9 sono lontani. Poi li ha riprocessati con un algoritmo che si chiama MDA ed ha ricostruito la mappa cognitiva. Questo è stato un modo per matematizzare cosa vuol dire che abbiamo delle rappresentazioni schematizzate, cioè lui ha individuato fondamentalmente tre fenomeni. Il primo è la tendenza ad accorpare ciò che secondo noi è vicino, aumentando le cioè, accorciando le distanze reali. Quindi se in realtà due cose sono a questa distanza, cognitivamente noi le vediamo molto più vicine, perché magari siamo abituati ad andare dal, dall'ortofrutta e poi dal giornale che sono vicini, anche se sono 100 metri, per noi sono 5 nella nostra memoria. E a modifiche del posizionamento relativo tra questi gruppi di oggetti, distanziandone molto più che nella realtà introducendo delle rototraslazioni anche importanti per cui l'asse, diciamo, il, nord, il polo nord e il sistema cartesiano nella nostra mente non è più un sistema cartesiano, è un sistema multidimensionale. Vabbè, questo per dirvi che quello che a me interessa è quindi eh, la ragione anche per cui ho smesso di occuparmi di architettura ultimamente è che sempre più nelle facoltà di architettura insegnano a fare render che sono evocativi certo di potenzialità, ma Quasi mai queste cose avvedono, questo spazio non sarà mai popolato esattamente, è, è troppo facile mettere le persone usando i rite, perché in realtà le persone lavorano, a quello che spinge le persone a, a creare le situazioni reali è molto più simile a un codice, è un codice culturale, è un codice cognitivo, io lo chiamo il codice genetico del DNA delle comunità, allora a me interessa molto di più lavorare su questo livello. La scuola territorialista eh, ci insegna che fin dagli anni Ottanta gli inglesi hanno cominciato a decodificare geografie alternative, chiamate le parish maps o mappe di comunità, che sono, tendenti, sono obiettivi, il cui obiettivo insomma, è rappresentare in maniera spesso artistica, o anche simbolica, quello che è importante, quello che rappresenta i valori durevoli del territorio di una comunità. Per cui hanno prodotto questo tipo di immaginari dove vedete tutto ciò che è importante viene disegnato e descritto. Okay? Ovviamente così. queste mappe hanno la caratteristica di essere dei menabò boh con tanti oggetti, con tante cose, eh, con tante fotografie evocative. Ma ovviamente il processo che c'è sotto può essere spinto a un livello più sofisticato, perché di fatto quello che si fa con questi percorsi di mappatura di comunità, che è una mappatura cognitiva poi estesa alle comunità e non alle singole persone, si parte ascoltando le persone per capire quali sono le loro conoscenze nascoste della città e tutte le loro predisposizioni implicite, cioè che non trovano nella città delle possibilità di applicazione, però che sono di desiderata, dormienti. Queste cose possono essere, questi questi patrimoni possono essere analizzati per essere messi in correlazione e cominciare a capire quali sono i pattern, i sistemi di valori, i sistemi di aspettative, i sistemi di immaginari che agiscono nel retroterre, nel sottofondo. Queste cose possono essere tradotte in rappresentazioni che possono essere restituite alle persone che si ascoltano, perché loro non le hanno mai viste disegnate, probabilmente, non le hanno mai viste spazializzate. La spazializzazione è fondamentale perché, su questa, su questa nuova mappa, che non è più una mappa geometrica, ma una mappa cognitiva, si può lavorare come una mappa di progettazione, perché lì hai i valori esplicitati e puoi lavorare progettando nuovi, vecchi valori le relazioni tra, tra spazi, vi farò vedere tutto questo. E questo può essere uno strumento molto potente per giungere a scenari condivisi nel profondo e quindi ad attivare l'energia di una comunità. Allora la sua territorialista l'ha fatto è soprattutto nell'esperienza nell eh, fiorentina o comunque toscana. Eh, per esempio, questa è una mappa di comunità del comune di Montespertoli, che è stato un lavoro messo poi a disposizione dello sviluppo del piano strutturale, dove vedete... Questo è il territorio. Non hanno messo in, in evidenza le infrastrutture né eh, gli elementi di rilievo da un punto di vista morfologico. Hanno messo in evidenza i sistemi di senso, cioè gli spazi, i luoghi e le connessioni tra luoghi che sono importanti nel definire: ma se io vivo qui, qual è il sistema di radicamento spaziale in cui mi riconosco? Quali sono gli spazi profondi che sono dentro di me a cui ho legato la mia esperienza di questo territorio? È un po' quello che dicevo. È le reti nascoste di Ife che poi producono i frutti. È, il, è, la, è la mappa di un radicamento. Se io sono di Montespertoli, questa per me è Montespertoli. Non è questa, non è la parte fisica, è la parte delle relazioni invisibili. Queste, queste relazioni possono essere mappate da, da un punto di vista socio-economico. Questi attori creano reti, tutti gli attori che creano connessioni, che creano valore, che creano ricchezza anche per un territorio, non agiscono mai da soli, sono sempre una forma di connessione, di rete esplicita o implicita. E si possono studiare attraverso i questionari d'indagine che hanno permesso questo un estratto dell'Atlante dell socio-economico, che non è soltanto un elenco delle attività della Camera di Commercio, ma è come queste attività si territorializzano e creano connessioni che producono risultati di rete. E quindi su queste attività si può lavorare per creare e immaginare anche percorsi di evoluzione territoriale. Questo è un lavoro che ho seguito io e eh, è il mio primo tentativo di mettere in atto questi. E questi studi e queste riflessioni. Eh, è il caso del, del comune di Borbona, un comune del reatino colpito dal terremoto del ehm, lo stesso terremoto che ha distrutto Matrice, dove quello che eh, ci era stato chiesto era di immaginare un, un documento preliminare per il nuovo piano regolatore che non fosse soltanto un, un, un progetto urbanistico, fosse un, un piano rigenerativo che tenesse insieme la componente della ricostruzione sismica per plasmare un nuovo futuro per il paese, una nuova missione per la comunità. Quindi, e ecco, qui abbiamo adottato proprio i principi della mappatura cognitiva, abbiamo attivato un percorso partecipativo che cercasse di capire quali erano i punti da cui ripartire per immaginare un futuro per questa comunità e non soltanto per questo paese. Per cui abbiamo certamente fatto incontri con l'amministrazione e con... E, e con i cittadini, ma abbiamo anche ascoltato tutti i portatori di interesse, per esempio qui artigiani, commercianti, agricoltori e i giovani per capire quali potessero essere le reti attive sul territorio, le vocazioni imprenditoriali, perché il modo migliore per far rivivere un territorio è dare alle persone il modo di poter generare ricchezza sul proprio territorio partendo da quello che è importante per loro. Uno strumento fondamentale che abbiamo utilizzato, memoria delle lezioni di Richardson, che e invitava di fatto implicitamente a non dare griglie precostituite per lo studio delle forme cognitive della città è stato a fare disegnare su un foglio bianco da, dicendo ditemi qual è la, per voi la forma della vostra, del vostro paese della vostra città di Borbona abbiamo raccolto un certo numero di disegni e abbiamo raccolto tutta una serie ampia di, di, di elementi di valore di interesse usando anche processi abbastanza creativi insomma di facilitazione degli incontri partecipati e siamo giunti a costruire questa mappa cognitiva è stato un processo, un processo progressivo, dove in particolare eh, sono venuti fuori gli elementi importanti, gli elementi cruciali della comunità. Cioè, al centro, avete visto, questo, questo paese ha fondamentalmente una forma d'anello intorno a questa piana alluvionale, che dove si coltiva un fagiolo particolare, che è un po' il loro emblema, e intorno, sulle primi, sui primi pendii di questa piana alluvionale fertile, sono sorti questi, questi borghi storici. Quindi, certamente. In prima, in prima battuta abbiamo identificato questa piana, questi borghi e altri spazi intorno. Poi ragionando invece, vi dico, sono cose che loro hanno sempre saputo, ma nessuno aveva mai disegnato il perimetro della piana, perché era un toponimo. Dove finisce? Dove comincia? Trovandosi a disegnarlo, ovviamente non abbiamo assunto una geometria descrittiva, abbiamo assunto una geometria evocativa. I lembi qua sono eh, indicativi, sono simbolici si sono accorti a un certo punto che la piana non era quello che avevano sempre soltanto creduto ma implicitamente era un qualcosa di molto più ampio, era tutto il fondo valle fluviale eh, che ricadeva sotto questo nome, potrà sembrare una cosa marginale ma in realtà è stata una cosa fondamentale dal punto di vista urbanistico perché allora c'era in qualche modo l'idea di puntare la ricostruzione sismica e anche quindi la rigenerazione su una struttura urbana d'anello intorno a questa parte di piana quindi spostando anche un pochino di elementi di centralità dice spazio pubblico eccetera, intorno a questo. Dai disegni invece nessuno ha disegnato la città in forma chiusa. Tutti hanno mantenuto aperto un varco. Questa cosa ci ha, ci ha fatto interrogare e alla fine quello a cui si è giunti è che in realtà la forma della città vera e propria era una forma dispersa intorno a una pianura più ampia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la forma giusta non era quella ad anello, era una forma sfrangiata che andava a identificare una centralità in corrispondenza di una piccola piazza del paese dove si è deciso insieme di lavorare per il raddoppio della piazza e quindi per la creazione di nuovo spazio pubblico, di nuovi servizi pubblici come un centro catalizzatore di questa forma aperta. Una forma aperta che, proprio parlando di questo, qualche cittadino ha commentato, eh sì ma... Io mi rifletto molto in questo perché noi, a differenza di tutti gli abitanti della Val Sabina, che hanno un carattere molto chiuso, noi abbiamo un carattere aperto e ospitale. Forse proprio perché la nostra città è implicitamente un sistema urbano aperto. E questa cosa è stata fondamentale per modificare le traiettorie del piano regolatore, per esempio, insieme all'idea di tenere aperti tutti i varchi paesaggistici tra questi borghi, perché ognuno di questi aveva espresso l'esigenza di una propria identità e di una propria ricaratterizzazione, per cui nella ricostruzione abbiamo immaginato di avere progetti strategici specifici per ogni borgo per dotarli di una propria centralità, di servizi di spazio pubblico e di caratterizzazioni che li rendessero anche distinguibili da un punto di vista formale. Questo è il lavoro finale, poi tutto un lavoro sul territorio, ovviamente perché in questo caso si è lavorato molto sull'ecosistema paese, territorio, paese e paesaggio circostante è stato lo strumento fondamentale per poter arrivare alla bozza di piano regolatore con tutte le norme tecniche annesse, dove sono stati identificati correttamente tutti gli spazi di vincolo e questo verde scuro è tutto lo spazio che non potrà più essere edificato. Abbiamo ridotto drasticamente le aspettative di edificazione lungo questi spazi per concentrarli invece a ridosso delle, delle, di queste borgate laddove eh, diciamo le nuove edificazioni non, non costituissero una chiusura e una, eh, una riconnessione ehm, edificata tra, tra questi antichi borghi. Ci è voluto un anno, però alla fine il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di piano che è diventata quindi diciamo, il regime di salvaguardia a sostituire il precedente piano di fabbricazione che ancora c'era all'unanimità. Questo per dirvi che nonostante le obiezioni, per i costruttori, eccetera, eccetera, eh, questo ragionamento è stato così forte da portare a una convergenza progressiva man mano che è stato spiegato, che è stato capito e che è stato agganciato con prospettive di sviluppo economico, perché nell'NTA noi abbiamo ragionato inserendo tutte le previsioni di sviluppo che i gruppi di interesse ci avevano segnalato durante gli incontri recuperare determinate filiere, recuperare determinate reti, determinate produzioni, saperi artigianali che anche i giovani avevano ma che non potevano sviluppare, per cui sono state previste tutte sei dotazioni anche a favore dello sviluppo endogeno del territorio. Il secondo tema di mappatura cognitiva, se questo è è una scala comunale, il secondo progetto che vi presento è stato fatto qui in Friuli, eh, in quella che all'epoca era l'uti della Rivera Friulana, oggi comunità della Rivera Friulana, un incarico dove ci è stato chiesto di lavorare a un atlante dei luoghi. Tanto i luoghi è una parola chiave della scuola territorialista, è uno degli strumenti sviluppati dalla scuola territorialista per definire qual è il giacimento identitario di un territorio. Il tema qui era come mettere insieme 12 comuni, allora erano 11, 11 campanili, cominciando a lavorare su un'identità di area vasta, superando quindi la logica dei campanili e dentro questa costruzione dell'identità di area vasta rintracciare le coordinate per un possibile piano strutturale d'area vasta, che allora era un'innovazione ventilata a livello regionale, non si è concretizzata, però comunque hanno finanziato un percorso di ascolto del territorio che costruisse lo strumento sulla cui base potesse essere ricavata, esattamente come hanno fatto a Borbona, dalla mappa cognitiva del piano, delle coordinate di senso su cui indirizzare la programmazione territoriale d'area vasta. quindi è stato un lavoro particolarmente complesso perché è fatto durante il Covid. Tra l'altro, quindi l'idea iniziale di fare un percorso sul campo si è tradotto nella necessità di sviluppare uno strumento digitale e un percorso digitale, e che è stato fatto su diversi livelli. Adesso non so quante ore sono. 5 di e allora devo accelerare. Vi salto questa cosa. Però, anche qua abbiamo preso un po' esperienza, dell'esperienza olandese. Eh, sviluppato un, un, una piattaforma partecipativa digitale dove abbiamo prima ascoltato le amministrazioni, poi abbiamo attivato con eh, tutta una rete di associazioni che abbiamo costruito telefonicamente, grazie anche al supporto degli amministratori, degli, dei, degli assessori, dei consiglieri, eh, delle, delle, delle possibilità di dialogo per cominciare a chiedere alle persone di segnalare i luoghi che fossero importanti per loro e per rappresentarli anche attraverso immagini, foto fatte da loro perché noi da distanza potessimo cominciare a costruire una base per cosa? Per un tour virtuale dei luoghi e questa è stata l'idea vincente. Abbiamo organizzato otto tappe dove abbiamo invitato i cittadini di tutta Luti a visitare le singole aree del territorio dove gli abitanti di un'area fossero loro i navigatori, fossero loro le guide rispetto a tutti gli altri abitanti a turno. Così a turno uno era contemporaneamente visitatore e poi successivamente guida degli altri. E questo è stato un modo di disintermediare il lavoro dei professionisti e di fare in modo che le persone stesse riscoprissero un senso del vivere, idee, sensazioni, pratiche, che potessero essere anche le proprie, seppur in un contesto diverso. E in questo modo identificare quali fossero i semi di questa identità d'area vasta, non vista. Ehm, il risultato è stato uno strumento digitale che avrei voluto mostrarvi, ma l'Uti diventata comunità eh, ha smesso di supportare fondamentalmente questo strumento, per cui sono scaduti i certificati eh, del sito web, per cui non è più navigabile oggi in questo momento, questo ve lo segnalo, anche qui cambio amministrativo, cambio di prospettiva, però fondamentalmente vedete, abbiamo lavorato sull'identificazione di quali fossero i sistemi ambientali principali che potessero interconnettere il territorio, certamente le grandi vene fluviali, certamente i territori della bonifica, i boschi planiziali e i caratteri di affinità che potevano esserci, che sono emersi nel vivere nei diversi paesi. Questi sono sistemi di dialogo su cui sono riscontrate delle convergenze fortissime tra tutti gli abitanti di tutti questi paesi. Abbiamo descritto tutto questo patrimonio sistema per sistema con delle long form, delle narrazioni multimediali molto lunghe che descrivono il tagliamento, il fiume stella, il corno e tutte queste cose. Quindi sono, sono queste sette narrazioni, dove abbiamo certamente un repertorio fotografico, ma anche abbiamo raccolto eh, cose particolarmente interessanti emerse e raccontate dalle persone, descrizioni dalla via voce delle persone, filmati e tantissimi altri contributi che raccontassero questi sistemi così come vissuti dalle persone. Riletti anche attraverso un'ottica più esperta, abbiamo esplorato tante bibliografie, intervistato esperti del territorio che ci hanno dato elementi storici per contestualizzare, per depurare anche imprecisioni, ma di fatto quello che è stato restituito è il lavoro che può costituire una traccia per un l'identità dell'area vasta e ricchissimo di suggestioni se uno volesse convertire queste suggestioni in programmazioni e pianificazioni territoriali. Lo strumento scendendo di scala, zoomando dentro, queste grandi eh, macrostrutture si, diciamo, frammentano in una costellazione di più di cento luoghi, sistemi di luoghi, ognuno dei quali appartenenti a un sistema di partenza. E questa è l'articolazione minuta dei luoghi, ognuno dei quali, poi, ha una sua scheda, eh, dove è stato raggiunto anche un corposo repertorio bibliografico e anche multimediale. Questo per farvi vedere che in realtà una mappatura dei luoghi diventa una vera e propria rete estremamente articolata nel territorio di connessioni, di corrispondenze, di affinità che creano relazioni, che creano connessioni tra i territori, tra i sistemi, tra i paesi, tra le persone, tra le esperienze e i modi di vivere. E, e questo mi piace pensare che sia la rappresentazione del sottofondo di, di, di IFE eh, che creano l'ecosistema di un bosco, per esempio. E dove, per esempio, si possono capire quali sono le pratiche ricorrenti o le prospettive o i valori ambientali e paesaggistici che le persone riconoscono nei propri contesti. Sarò molto, molto rapido sull'ultima parte, però insomma, se ci sono domande. Sì, sì. Andiamo a chiudere allora. Attraverso la semplicità. Per arrivare a questo, però, bisogna riuscire a costruire dei processi, dei percorsi che richiedono tempo. Competenze, proprio perché la complessità iniziale molto spesso è, è soltanto apparente, perché andando a guardare le cose nel merito, sollevano tutte le carte che si trovano, si fa il gioco delle coppie, si trovano le relazioni, si estrapolano eh, i pattern, si estrapolano del, le reti semplici in qualche modo e su quelle si può lavorare. E questa è l'altra cosa che volevo dirvi. Tutte queste esperienze dimostrano che quando si riesce a ricostruire un quadro, e restituire in maniera semplice, che però sappia cogliere i punti salienti della complessità, si attivano delle energie che non sono soltanto legate al filo della memoria. Uno dei grandi errori che facciamo è pensare che il patrimonio sia qualcosa che va esclusivamente tutelato e congelato. Dentro al patrimonio ci sono energie visionarie che possono portare a scelte anche di ulteriore evoluzione, anche di trasformazione volendo, ma sono coscienti. Perché sono trasformazioni che sono radicate su un ceppo. Per esempio a Borbona, caso incredibile, c'erano dei pastori, paesi di pastori, dove loro avevano questa tradizione del canto a braccio. Cioè, si trovavano tutte le stati a fare una rassegna di poesia pastorale. I pastori, avendo tanto tempo, cantavano e suonavano. Si trovavano e facevano gare di poesia a tema, improvvisate, con un violinista e i pastori. La pastorizia è finita. I pastori lo fanno ancora il canto a braccio, ma non è più una cosa viva, è un po' una cosa folturistica. Ma cos'è nato Borbona quando si è chiusa l'epoca dei pastori? La banda del paese. I musicisti, non potendo più accompagnare i pastori con i loro strumenti o suonare pre, hanno creato una banda che è l'istituzione culturale più importante del paese. Tutti i giovani di Borbona, tutti sanno suonare uno strumento, perché loro, finito la scuola, vanno alla banda e, e ogni musicista educa le nuove generazioni a suonare uno strumento. La musicalità è rimasta ha cambiato forma. Questo è il potere trasformativo del patrimonio culturale, ma bisogna saperlo anche immaginare in prospettiva di cambiamento, purché la radice rimanga riconosciuta come radice propria, purché sia una scelta consapevole. Allora, in, quest in queste modalità si riesce a gestire la complessità e nella semplicità e si riesce a trasformare la tradizione in innovazione. Sono queste le due grandi forze dei processi o delle tipologie di processo cognitivo, come lo chiamo, che ho cercato di rappresentarvi. Il dramma è che, come anche avete visto nei casi in cui io mi sono occupato, finché si riesce a lavorare in un certo modo si ottengono risultati. Ma un'amministrazione è inibente o abilitante a seconda delle cose. E, e, dobbiamo quindi cominciare anche come corpo elettorale, come corpo civico, come corpo politico, perché la politica è nostra e chi la esercita, l esercita in nome del popolo, non per conto del popolo, <ride> non secondaria. A pretendere continuità in certi tipi di pratiche e a pretendere che le cose buone vengano portate avanti indipendentemente dal colore politico di chi le ha fatte nascere. Questo è quello che io penso. Questo... Non mi state registrando, lo so, quindi lo posso dire. Questa è la chiave del successo. urbana non sono indifferenti quindi quando si inizia un progetto così complesso di valutazione del territorio e, e c'è più persone che coinvolte e per tempo tanto tempo devono essere pagate da qualcuno chi sostiene queste spese perché c'è cioè, proprio bisogna parlare proprio chi sì, no, finanzia e, e se la politica come dici tu territoriale contribuisce in visione di un futuro migliore per le generazioni, di rigenerazione, È no, così ecco, di questo. Ehm, il costo della progettazione. Adesso, io sto parlando soprattutto di, di strumenti di pianificazione, come avete capito. Sì, sì, sì. No? Eh, parliamo, facciamo un parallelo con la progettazione. La progettazione è, diciamo così, un 20%, il 10% del costo di realizzazione. Le attività di animazione e partecipazione sono tra il 10 e il 20% del costo della progettazione quindi siamo tendenzialmente a un livello più basso del costo complessivo ma è integrato però le faccio un'altra domanda come spendono le nostre amministrazioni i soldi? cioè adesso avete spento le telecamere, non so però parliamo del PNRR parliamo del PNRR, che sono 300 miliardi di euro, quanti di questi soldi veramente verranno investiti in servizi o cose veramente utili per il futuro dell'Italia o quanti sono soldi che devono essere spesi perché devono essere spesi? La Politica, certo, cioè, non, non è una questione di soldi. cioè i soldi, ci, ci sono. L'Italia è un paese, ahimè, è per fortuna ancora ricco. A me, molto perché penso che siamo prudenti. Tutta certo. una città e i cittadini pagano o subiscono queste scelte, però non vengono mai coinvolti perché non siamo ancora in uno scenario evoluto. È questo che sto dicendo io. Mi rendo conto che le cose che ho fatto vedere, che sono la regola in Europa. Andiamo a guardare fuori dalle Alpi, ormai tutti partono da questi presupposti, sono forzi condivisi. Da noi, anche quando vengono finanziati, no, perché ci sono anche le leggi di finanziamento, però vengono fatti in maniera tale da non produrre perturbazioni di manovre magari decise in altro modo, cioè sono in qualche modo neutralizzate. È, è, è molto raro, io non ho ancora visto veramente un piano partecipato, Poi, forse a Bologna è diverso, verrò volentieri ascoltare anche quello che dirà il collega. Però le esperienze italiane di partecipazione che ho visto in prima persona raramente hanno portato veramente a scelte che hanno saputo incidere nelle dinamiche profonde, cioè non sul colore degli edifici, ma sulla transizione, cioè sulle modalità con cui una, una comunità struttura il proprio futuro in maniera permanente, cioè le ristrutturazioni de, de, delle dinamiche sociali, fondamentalmente. Ecco. E siamo ancora molto indietro su questo. Però, perché è una questione di sviluppo culturale, io penso. Non è tanto una questione politica, è una questione di sviluppo culturale. Secondo me, manca ancora, in parte, anche tra i professionisti, in parte, anche tra diciamo, i corpi intermedi, questo tipo di sensibilità e questo tipo di volontà ferrea di fare in modo che queste cose diventino eh, un futuro più normale anche per noi. Sì. Se, se posso aggiungere rispetto alla progettazione eh, partecipata di cui abbiamo parlato, mh, deve essere anche fatto un, un passo indietro da chi la conduce, eh, nel senso che deve essere scevra da pregiudizi e da volere anche un po' instradare, eh, nel senso che ascoltando le persone poi si va nella direzione delle esigenze e dei bisogni delle persone, esatto, bisogna anche valutare poi con la concretezza, è un processo... Sì, è un processo molto molto complesso, peraltro anche le competenze, citava eh, l'architetto, eh, sono delle competenze che stanno un po' emergendo. Nel comune di Bologna lo vedremo, eh, insomma spero Roberto ce ne parlerà. Io con Roberto stessa ho, ho, ho partecipato a un processo partecipativo, non su Bologna, e mh, effettivamente eh, è, è un, un, un processo complesso in cui eh, le persone eh, che, che lo devono condurre hanno una grossa responsabilità che è quella anche di non distorcere tutti i preziosi consigli eh, a volte anche proprio sono, le persone si, si confidano vedono un, un, insomma un, un qualcosa di nuovo e eh, innovativo e, e, e ci sperano, e le speranze sono molto difficili anche da, da attendere, no? Eh, nel senso è. Eh... Nella mia piccola esperienza, eh, che, che nel particolare diciamo riguardava la città di Camerino, colpita dal terremoto del 2016, ehm, la nostra presenza come eh, parte di ricerca del, dello studio Cucinella era vista un po' come un, 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 un lumicino. E, accanto a noi, però, eh, ci siamo dotati di persone che conoscessero. Eh, come poter intraprendere un tavolo di discussione e perché non, non fosse, ecco, controproducente. Quindi da, da parte nostra, le nostre mappe, noi siamo arrivati con tutte le mappe colorate, i post-it, eccetera, ci, abbiamo dovuto mettere molto in discussione tutto quello che avevamo preparato, perché devi essere pronto ad accogliere eh, ciò che la popolazione no, dice. La parola... Cioè, eh, quello che cerchiamo di portare è competenza e esperienza insieme a, a umiltà. E sono tre parole che insieme in questo paese si è difficile a volte riuscire a trovare. E, però questa è l'umiltà la... di ascoltare, ma anche mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze, di competenze e di esperienze, perché non tutto quello che viene dal basso deve essere preso ovviamente come oro, perché si confronta poi con scenari di fattibilità, con considerazioni della complessità che necessita di essere poi... Non distorto, ma incanalato verso percorsi decisionali che poi scelgano la cosa migliore. A Borbona, per esempio, è stato fatto. Non abbiamo chiesto come vuoi la piazza, ne abbiamo chiesto come, quali sono i tuoi spazi vitali. E da, da questa domanda siamo partiti a ragionare con loro. E allora che cosa portiamo nel futuro? Che cosa lasciamo nel passato? Che cosa cambiamo? Che qua è disposti, su quasi si è disposti a lavorare in maniera conservativa, trasformativa evolutiva qual è la flessibilità che date al vostro patrimonio e quali sono gli elementi invece forti su cui non mollare neanche di un centimetro. Impostata così in maniera aperta, la, la gente ha capito, ha capito cosa è veramente irrinunciabile da quello che per esempio, quando si è andando su quella piazza centrale che si è scelta di fare lì, un consigliere ha detto ah, lì c'erano i giardinetti, rifacciamo i giardinetti con tutti gli steccati, Discorso, no, il discorso è stato invece togliere gli steccati, e aprire perché lo spazio pubblico doveva essere fluido lì perché c'erano 4-5 accessi che si volevano invertire per creare insomma una concentrazione di età contro il, il ricordo del giardinetto. Ha prevalso l'ipotesi evolutiva, per dirlo. No? Ma però, scusate, ho detto, ma però, eh, però, le opzioni sono state messe sul tavolo e confrontate e si è capito il potenziale del cambiamento rispetto alla conservazione o addirittura al ripristino di quello che era 50 anni fa. Però metti in, crit metti in critica le, le forze di cui parlava Geddes, le, le, le forze che sono ancora vive dentro di noi, no? le, le fai vivere in maniera esplicita e diventa un'arena di valori, un'arena di, di, di cose che poi se ti porti nel futuro ti danno la motivazione per dire allora io resto, non vendo la mia casa, allora investo. Grazie. Ti aspettiamo allora giovedì prossimo con la seconda puntata.